Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay è un titolo gratuito giocabile da qualunque PC. Rebuild. Pensavate che questa rubrica fosse conclusa, vero? E invece no. Vi farò sorbire questo video, quelli del sequel di questo gioco e forse valuterò anche Rebuild 3. Inoltre sono in arrivo recensioni di altri giochi che ho trovato, non solo per questa rubrica. Pronti al banchetto? E ovviamente, tempo permettendo visto che sono anche stanchissimo in sto periodo, conto di fare anche delle nuove grizzate. L'obiettivo di questo gioco, che è stato creato parecchi anni fa da una sviluppatrice indie di nome Sarah Northway, è ricostruire una città distrutta da un apocalisse zombie e quindi eliminare definitivamente dalla mappa di gioco la minaccia dei non morti. Obiettivo di garantisco di non facile raggiungimento. Infatti, come vedremo, sebbene questo sia un semplice giochino in flash, il suo gameplay è tutt'altro che semplice. Comunque per facilitare la vita del giocatore Nabo la sviluppatrice ha accompagnato tutte le fasi cruciali del gioco con degli appositi tutorial. L'unica loro pecca è che purtroppo sono solo in inglese, ma comunque comprensibili e in ogni caso io vi rillustrerò tutto ora in italiano. La mappa, come potete immaginare, è generata casualmente in maniera diversa ad ogni partita. Questo, come per gli altri giochi da me trattati, garantisce una rigiocabilità del titolo praticamente infinita, con ogni volta differenti strategie da impiegare a seconda degli edifici abbandonati vicini al vostro insediamento ed in esso incorporabili. Mi ricordo ancora quando, 10 anni fa, su questo giochino ci passavo pomeriggi interi. La grafica del video non è granché, ma la risoluzione del gioco ad essere bassa. Quindi non lamentatevi troppo. Il giochino ha la sua età. Il link per giocare a questo titolo lo trovate in descrizione. Ad inizio partita avrete con voi altri 11 cittadini e il vostro insediamento sarà composto da 4 quadretti di mappa, in particolare. Due complessi di case, una fattoria e una stazione di polizia che fa da base per tutte le operazioni. Il cibo, che ci si può procurare dalle fattorie o saccheggiando gli edifici abbandonati, e le case per ospitare gli abitanti, sono le risorse di base di questo gioco e sono le prime da rimpolpare rispetto al vostro budget iniziale. Il cibo in particolare va subito procacciato ad inizio partita se non si vuole morire di fame visto che la popolazione consuma all'inizio il doppio di quello che la singola fattoria produce. La stazione di polizia fornisce anche un minimo di difesa all'insediamento. Per ridurre il rischio dovuto alle incursioni degli zombie verso l'accampamento è utile mettere degli uomini di guardia in più. Ciò è possibile farlo dal menu accessibile dalle stazioni di polizia controllate. Una quota di rischio accettabile, sia come difesa per l'insediamento, sia per le missioni, è non oltre il 10%. Una stima di rischio maggiore, infatti, può portare facilmente all'insuccesso delle missioni, alla morte di cittadini o, se viene attaccata la città, anche a una perdita di lotti della stessa. Per diminuire il rischio di non riuscita di una missione è utile assegnare più uomini alla stessa, in particolare soldati. Il rischio di una missione fuori dalla città dipende dal numero di zombie presenti nell'area dove questa si svolge. Più la zona quindi è infestata e più soldati ci vorranno per far filare tutto liscio. Notate bene comunque che quasi mai riuscirete a fare missioni o difese della città a rischio zero. In alcuni casi infatti, anche con pochi punti percentuali di rischio, perderete comunque una missione o un pezzo di città per la sfortuna. Alla fin fine, un rischio del 5 o dell'1% non è mai zero. E si sa, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. I cittadini, come vedete, possono avere più specializzazioni. Oltre ai soldati, adatti al combattimento, ci sono gli spazzini, perfetti per saccheggiare cibo dagli edifici abbandonati, i costruttori, utili per reclamare lotti per la città e migliorarne gli edifici, i leader, di cui fa parte il protagonista e perfetti per convincere i sopravvissuti in giro per la mappa ad unirsi alla città, e gli scienziati, perfetti per ricercare nuove tecnologie. Molti immigrati inoltre non avranno specializzazioni e saranno inefficienti in tutto. Starà a te decidere come formarli. Un modo per formare velocemente nuovi soldati ad esempio è mettere i nuovi arrivati di guardia alla città.
Il loro contributo alla difesa cittadina inizialmente sarà basso, ma col tempo diventando soldati miglioreranno e potranno anche essere impiegati nelle missioni. Negli istanti precedenti ho mostrato come far eseguire ai propri cittadini le missioni più comuni. Per saccheggiare un'area saranno necessari almeno un cittadino di qualunque tipo, preferibilmente uno spazzino, e un po' di soldati di scorta. Per reclutare nuovi cittadini da un edificio servirà almeno un leader e anche qui dei soldati. Se manca il leader nel gruppo la missione fallirà, in quanto non si riuscirà a convincere i sopravvissuti ad unirsi alla città. Le missioni in cui si uccidono gli zombie di un'area richiedono solo soldati, in quantità che dipende dal grado di infestazione dell'area. Le missioni di reclamo di un lotto, in questo caso di un ospedale, richiedono un cittadino di qualunque tipo e un soldato di scorta. Al termine di queste missioni il lotto in oggetto verrà unito alla città. Se al gruppo vengono uniti dei costruttori il reclamo del lotto sarà più rapido. Le missioni di scout poi sono utili per esplorare nuove aree alla ricerca di sopravvissuti e cibo. Inoltre forniscono una stima sul grado di infestazione dell'area. Il rischio di attacco all'insediamento dipende dal numero di zombie che sono nelle aree subito adiacenti alla città. Uccidendoli con le missioni quindi il rischio di attacco diminuirà. Inoltre, come logica conseguenza, una città grande avrà più superficie esposta e sarà quindi più difficile da difendere. Di solito inoltre, le aree non ripulite si infestano velocemente, rendendo gli zombie sempre più difficili da estirpare. L'ospedale che abbiamo appena reclamato ci permetterà di curare i feriti e gli ammalati, diminuendo il numero dei morti per queste cause. Alcuni edifici, come questo distributore di benzina, una volta reclamati sono assolutamente inutili, ma i costruttori potranno riconvertirli in qualcosa di utilizzabile nel post-apocalisse. Questo ad esempio può diventare un bar o un laboratorio. I cimiteri sparsi per la mappa sono un ricettacolo di zombie. Reclamandoli e ripulendoli dai cadaveri non vi daranno più problemi. Anche i vecchi centri commerciali non servono assolutamente a un cazzo, ma i costruttori possono fortificarli e farli diventare dei bastioni a difesa dei vostri confini, con gli stessi effetti e comandi delle stazioni di polizia. Senti, questa non ci voleva. Sono morto mentre giravo la recensione. Che figura di merda. Vabbè, il mio spirito continuerà a guidare questa città tramite questo mouse. Dopo un po' di minuti di gioco, alcune orde di zombie attaccheranno la città da oltre i suoi confini. Tieniti sempre pronto per fronteggiarle quando le vedi arrivare, attaccheranno assieme a tutta la combaricola che hanno nel tuo vicinato. Le orde si vedono con questi punti esclamativi rossi. Stai certo sempre di avere abbastanza uomini a guardia del tuo fortino prima di passare alla giornata successiva. Le orde che toccano zone in cui è in atto una missione la faranno automaticamente fallire, facendo fuggire i tuoi uomini. La scuola che ho appena reclamato consente di specializzare i cittadini in una delle classi che ho descritto a inizio video o anche di convertire un cittadino con una specializzazione in un'altra. I bar consentono di alzare il livello di felicità degli abitanti della città. Dentro i cittadini, meglio se leader, possono anche organizzare delle feste che, al costo di un po' di cibo, possono anch'esse contribuire a rendere i cittadini più felici. La felicità della città dipende da numerosi fattori. Il numero di edifici di intrattenimento, cioè bar e chiese, gli eventi spiacevoli o piacevoli che possono accadere, le feste e soprattutto la presenza o meno di un impianto elettrico nel centro abitato. Sbloccabile sviluppando l'apposita tecnologia in un laboratorio. Il laboratorio che ho appena incluso nel mio insediamento mi consentirà di sviluppare tecnologie dagli usi più svariati. Si passa da quelle che migliorano le difese contro gli zombie, ai metodi di coltivazione e preservazione del cibo, all'elettricità, fino a sorprese che possono stravolgere l'esito di una partita. Provare per credere. I cittadini più indicati per lavorare in un laboratorio sono gli scienziati. Oh cazzo, e questo posto orribile cos'è? Cimitero maledetto? E quel simbolo? Sa tanto di portale. E, tanto per cambiare, è imbottito di zombie. Vuoi vedere che questo posto ha a che fare con l'invasione dei non morti?
Beh, visto che alle nostre porte e mette a dura prova le nostre difese, ho provveduto a ripulirlo. Dovrete attaccarlo diverse volte coi vostri soldati per far fuori tutti gli zombie al suo interno. Per vincere la partita, ora che il cimitero è nei nostri confini, ci basterà distruggere il suo portale. Per farlo serviranno 15 soldati, almeno il 50% di felicità ed almeno 5 baluardi a difesa dell'insediamento fra stazioni di polizia e centri commerciali fortificati. Inoltre sarà meglio avere parecchi soldati di scorta. Quando inizieremo questa missione, che durerà parecchi giorni, avremo molti uomini in meno e le orde di zombie da fuori città ci attaccheranno in maniera continua nel tentativo di fermarci. Ancora una cosa che non ho detto credo ci sia. Se il livello di felicità della città scende troppo i vostri cittadini andranno in sciopero, impedendovi di iniziare nuove missioni o alcuni potrebbero anche lasciare il centro abitato. Vittoria. Murmuxland, anche senza il suo leader, è salva. Distruggere il portale maledetto non è l'unico modo per finire questo gioco. Ce ne sono anche altri di metodi, ma non ve li illustro per non rovinarvi la sorpresa. Come al solito, arrivederci alla prossima.